Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Mr. Clodark e oggi sono qui per vedere il primo boss di Bloodborne, ossia il Chierico Belva. Il boss in questione lo troverete alla fine di un grande ponte. State attenti perché non si troverà dietro la nebbia come al solito, ma comparirà una volta raggiunta la sua zona. Riconoscerete il ponte per la sua lunghezza e perché vi troverete due cani lupo o quello che sono e un gigante, quindi già sarà piuttosto impegnativo. Passando al boss in sé, mi è sembrato che fosse piuttosto debole al fuoco. Lungo il primo tratto del gioco potete raccogliere delle molotov e delle urne di petrolio, quindi cercate di preservarle per poi usarle sul boss, in quanto vi faciliterà parecchio la vita. Per gli attacchi corpo a corpo la cosa migliore è posizionarsi alle sue spalle e colpirlo non appena lui avrà concluso le sue combo. Spesso verrete colpiti dal chierico, ma se salite alle sue spalle vi infliggerà un danno veramente ridicolo. Inoltre, se dovesse essere in pericolo potrete sempre allontanarvi e utilizzare delle pozioni. L'unico attacco a cui dovrete prestare attenzione sarà il suo salto, che però sarà facilmente individuabile e quindi facilmente schivabile. Un ottimo momento dove infliggere parecchi danni sarà quando si piegherà per poi sollevarsi e gridare. In quel momento lì vi converrà attaccare senza pausa fino a quando completerà il suo schema. Per il resto state attenti a non trovarvi faccia a faccia e non avrete nessun problema. Unico pericolo della battaglia è la visuale, in quanto vedrete che in alcuni punti faticherete a vedere persino il vostro personaggio. Infine sapete che non potrete potenziarvi fino a quando non avrete sconfitto il Chierico Belva, quindi tenete duro. Vi lascio al resto della clip così che possiate imparare meglio i suoi pattern d'attacco e vedere quanto sono scarso. Vi chiedo scusa, ma cercate di capirmi in quanto era il primo tentativo e non conoscevo ancora le sue mosse. Detto ciò, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e noi ci rivediamo nel prossimo video.